Ciao ragazzi, io sono Roby Rox e benvenuti nel mio studio, benvenuti nel mio canale. Allora, con questo video andiamo a parlare di come collegare un sistema digitale ad un mixer. Cosa che magari per il 99% delle persone è una cosa scontata, ma sto facendo una piccola serie di video per venire in aiuto soprattutto a quelli che si avvicinano la prima volta a questi sistemi, all'utilizzo di questi sistemi. Naturalmente, prima di cominciare, io voglio invitarvi, se lo vorrete, a lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina in modo da non perdervi i nuovi video che vado a caricare. Inoltre vi invito anche a fare un salto sul mio sito www.robyrox.it, dove, visto che parliamo di sistemi digitali, ho messo a disposizione in vendita preset, patch, impulse response, profili che io realizzo per i più svariati sistemi. Io direi quindi di cominciare subito. Bene, sistemi digitali. Allora, sono dei sistemi, come già sappiamo, che simulano un po' tutto. Ovviamente a partire dai primissimi sistemi digitali degli anni 80-90 che simulavano grosso modo l'effettistica, siamo giunti naturalmente nel corso degli anni ad avere un sistema digitale sempre più complessi e anche qualitativamente sempre migliori, che vanno a simulare anche AMP e CAB. Per quale motivo? Per sostituire l'analogico, per sostituire il valvolare, il transistor, per sostituire la realtà. Questa potrebbe essere così detta una cosa brutta, sembra quasi un matrix, no? Quindi una digitalizzazione, quindi una realtà virtuale che sostituisce un poco alla volta la realtà. Ora, lasciamo perdere se questo è bello, è brutto, è giusto, non è giusto, che me non me ne frega, e probabilmente manco a voi. Siamo qua per capire come collegare questi sistemi. Naturalmente chi utilizza sistemi fisici reali non avrà di questi pensieri, quindi tralasciando se è bello o non è bello, giusto o non è giusto, il digitale nasce appunto per sostituire il reale, ok? E non solo il valvolare o un analogico, ma il digitale può benissimo simulare anche amplificatori a transistor, quindi non è una questione di valvole, è proprio una questione di o ho un amplificatore fisico o non ce l'ho, ok? Bene, qua ci sono pro e contro. Naturalmente abbiamo persone che preferiscono utilizzare un sistema digitale per comodità di trasporto, altre che conosco per esempio hanno scelto il digitale semplicemente perché hanno problemi per esempio fisici, problemi alla schiena o magari problemi di logistica, altri che per esempio hanno necessità di suonare in casa o in studio senza disturbare il vicinato e quant'altro. Naturalmente il mercato ci mette a disposizione veramente tante soluzioni che ovviamente non stiamo qua ad elencarle tutte. Tornando al digitale, ci immaginiamo quindi una pedaliera, che può essere di qualsiasi marchio o di qualsiasi brand, che naturalmente avremo la chitarra collegata alla pedaliera e poi e da lì, ebbene, fermo restando che comunque possiamo collegarci comunque ad un amplificatore fisico e reale, ma non ne discutiamo qui, ne parleremo in un altro video. Nel caso io volessi collegarmi direttamente ad un mixer, quindi praticamente io ho chitarra, pedaliera, mixer, ebbene devo prestare attenzione ad alcuni accorgimenti. Allora, innanzitutto, mono o stereo? Qua va in base al gusto, perché mono è praticamente un canale, che attenzione, mono non significa che si sente da una cassa sola, significa che il segnale è uno e quello che sentiremo dalle due casse o dalle quattro o dalle 14 casse che abbiamo sarà sempre lo stesso segnale. Ma magari se facciamo brani Pink Floyd, Genesis, quindi roba magari Michael Landau, quindi sì, quelle sonorità anche un po' ricercate, sicuramente magari l'utilizzo della stereofonia, quindi delay ping pong che passano a destra e a sinistra, rotary speaker, quindi la simulazione di Leslie, ecco che là abbiamo bisogno di due canali, destro e sinistro, che devono essere diversi, perché se sono uguali è uguale al mono, ok? Quindi qua andiamo con un cavo mono, andiamo con due cavi in stereo, qua dipende da noi, dal nostro gusto, da quello che vogliamo fare. Ma che cavi collegare? Utilizzare il jack, quindi TS o TRS, o l'XLR, anche qua. Allora, praticamente cambia quasi niente, ok?
sostanzialmente la differenza la fa se abbiamo un cavo, quindi un segnale bilanciato o sbilanciato. Ho già fatto una diretta, ho già fatto un video su questo e non mi dilungo su che cos'è bilanciato, sbilanciato. Sappiate praticamente in maniera iper mega breve che il segnale bilanciato necessita di praticamente tre poli, quindi necessita per essere trasferito necessita di un cavo jack TRS, volgarmente detto cavo jack stereo, quindi quello con le due lineette, o di un cavo Canon, che naturalmente sarebbe l'XLR, quindi il cavo microfonico. Ebbene, un segnale bilanciato dunque, che necessita di un cavo bilanciato, semplicemente che porta alla fine del suo percorso, quindi al termine del cavo, un segnale più pulito. Quindi praticamente il cavo bilanciato evita che il segnale che percorre questo cavo vada a raccattare sporcizia, quindi praticamente abbiamo un segnale più pulito, ok? Facendola proprio breve, ripeto, andatevi a vedere il video in cui parlavo di queste cose. Il segnale invece sbilanciato, che utilizza il cavo jack TS, ovvero il cavo jack mono, o basta, ci sono che quello, oppure anche l'RCA volendo, il cavo coassiale RCA, ebbene, quello invece è un segnale che è molto più influenzato dalle interferenze, quindi magari arriva un po' più sporco. Ma in base a cosa deve essere scelto questo sistema? Beh, allora, innanzitutto, se abbiamo la possibilità di collegarci con un cavo bilanciato è sempre meglio, male non fa, ma fondamentalmente è la distanza del nostro cavo, la distanza da percorrere, che influenza il tutto. Ovvero, se la distanza tra la nostra pedaliera ed il mixer, supponiamo che suoniamo in una piccola realtà quale un pub, un bar, quindi siamo distanti 3 metri dalla pedaliera al mixer, che noi utilizziamo un cavo bilanciato o che noi utilizziamo un cavo sbilanciato, fondamentalmente non cambia niente. In queste distanze dell'ordine dei 3, 4, 5 metri non cambia nulla. Le differenze si fanno sentire quando superiamo i 5 metri. Naturalmente entra in gioco capacitanza, induttanza, resistenza, vabbè, lasciamo perdere. Praticamente mano a mano che i metri di cavo si fanno più lunghi, ecco che effettivamente là possiamo cominciare a notare alcune differenze. Allora, quando ci troviamo in distanze superiori ai 5 metri, è comunque consigliabile utilizzare un cavo bilanciato. Naturalmente bisogna prestare attenzione e vedere se la nostra pedaliera ha delle uscite bilanciate, ovvero potremmo per esempio avere una pedaliera che ha delle uscite sbilanciate, quindi praticamente con delle prese jack femmine mono, e noi possiamo mettere tutto il cavo bilanciato che vogliamo, ma se l'origine è un segnale sbilanciato sarà comunque sbilanciato. Quindi naturalmente, come al solito, prendiamo in mano il manuale, troviamo anche in PDF nel sito di ogni rispettivo produttore, e troviamo di solito a fine pagina le specifiche delle varie uscite, se sono balanced o unbalanced, ossia bilanciate o sbilanciate. Ok, supponiamo che abbiamo molti metri di distanza, supponiamo che siamo in un evento grande, quindi è l'aperto, magari il banco mixer si trova al centro del piazzale, magari anche a 20 metri distanti da noi, ecco che il solo cavo bilanciato può appunto non servire. Quando ci troviamo oltre i 10 metri, quindi quando ci troviamo veramente a distanze lunghe, effettivamente il degrado del segnale si fa sentire sempre più. Quindi ecco che solo in quel caso tornano utili le famose DI, Direct Injection Box, ovvero delle scatoline che io vi consiglio, utilizzate quelle attive, quindi quelle alimentate, possono essere alimentate o da una batteria da 9 volt o possono anche essere alimentate via power, phantom power, direttamente dal banco mixer. Ebbene, cosa fa questa DI? Praticamente, vedetela sempre così in maniera proprio terra a terra, semplice semplice, rivitalizza, gli dà un po' di vitamina C al nostro segnale in modo che possa proseguire e arrivare a destinazione. Quindi diciamo che queste DI tornano utili solo quando abbiamo veramente tante distanze e vanno posizionate a metà, quindi se devo fare 20 metri
di percorso, di cavo, da me fino al fonico, la DI dovrà essere messa al centro, quindi avrò 10 metri di cavo, DI e altri 10 metri, non la metto all'inizio o alla fine perché appunto vanificherei tutto quanto. Detto questo, c'è un altro aspetto da considerare, ossia i livelli, il volume di uscita. Ebbene, quando abbiamo una pedaliera, potrebbe essere la Edrush, la Fractal, potrebbe essere la Line 6, la Morgia 300, quello che volete, ebbene queste sono pedaliere naturalmente alimentate, il segnale che esce è già un segnale, per così dire, preamplificato, quindi di per suo, ripeto, a meno che non abbiamo bisogno di lunghissime distanze da percorrere, il segnale di suo è già preamplificato e vi fa già da DI. Quindi soprattutto chi vuole utilizzare questi sistemi con una chitarra acustica, gli basta collegare la chitarra acustica dal piezo alla propria Morgia 300, tanto per dirne una, e da lì vado al mixer, fine, non ho bisogno d'altro niente. Naturalmente devono essere regolati i livelli a dovere. Lasciando perdere il volume, che ovviamente potremmo andare a regolare i volumi più alti o più bassi in base se la nostra parte deve essere una solo o deve essere un accompagnamento, e quindi questo ovviamente spetta ad ognuno di noi, il livello deve essere impostato come livello di linea. Ci sono fondamentalmente due tipi di livello, livello instrument e livello line. Livello instrument è quel livello che sta intorno ai meno 10 dB, ed è quel livello sul quale sono tarati, per funzionare bene, i pedalini, quindi overdrive, delay, chorus, i classici pedalini di una pedaliera, e gli amplificatori. Ebbene, pedalini e amplificatori sono tarati, quindi hanno gli ingressi tarati, per lavorare intorno ai meno 10 okay, dB. Quindi se io mi collego ad un pedalino, se utilizzo magari collegarmi ad un amplificatore, dovrò impostare i livelli a meno 10. Tutto il resto, quale sia una scheda audio, quello che sia invece un mixer, o magari una cassa attiva, quindi la famosa FR-FR, che non è altro che una cassa spia, tutto quello che non è pedalino e tutto quello che non è amplificatore funziona con un livello di linea, ossia di più 4 dB circa. Ebbene, questo è importante, perché quando io mi collego direttamente ad un mixer, quindi in line in diretta, dovrò inviare un segnale a più 4 dB, in modo che al mixer arrivi un segnale corposo, arrivi un segnale pieno. In questo modo il fonico che si trova dalla parte del mixer lavorerà naturalmente quasi in passivo, andrà ad equalizzare il suono, il segnale, naturalmente sulla base dell'impianto che sta utilizzando, e magari andrà a regolare i fader per andare appunto a mixare i vari suoni che arrivano dai vari strumenti della band. Ma e questo è importante, perché meno utilizzo il gain presente, di solito si trova qua in alto nei mixer, meglio è. Che cos'è il gain che troviamo nei mixer? In alcuni casi lo troviamo chiamato con il nome di pre. Sostanzialmente non è altro che un preamp, un preamplificatore per ogni singolo canale. Quando il segnale arriva nel mix, vado a girare e aumento il guadagno, vado a lavorare con il preamp presente dentro nel mixer. Ecco, questa non è una buona cosa, ovvero molti fanno l'errore di inviare al mixer un segnale basso, flebile. Naturalmente il segnale, passando per il cavo lungo o corto che sia, qualcosa sarà sempre influenzato, arriva al banco mixer e il fonico che cosa fa, visto che il segnale è basso, gira il gain per tirarlo su in modo che sia lavorabile. Ma ovviamente tirandolo su da qua tira su sì il segnale che voi avete inviato, ma tira su anche tutto il rumore del fondo, che nel mentre, durante il percorso, il segnale ha raccattato. Quindi è sempre meglio avere un volume più elevato in origine, in modo da non lavorare di gain dopo. Questa praticamente è l'ABC di ogni sistema, non solo digitale, questo è l'ABC di ogni sistema analogico, digitale che sia. Infine, cosa succede in pedaliera all'interno del nostro preset? Beh, dovremmo andare ad inserire per forza amp e cab, perché non li abbiamo nella realtà. Abbiamo una chitarra collegata a una pedaliera direttamente al banco mixer,
quello che non abbiamo lo simuliamo. Ecco perché tante volte io dico, se utilizzate un amplificatore vero dovete disattivare o eliminare la simulazione di amp, perché si simula ciò che non si ha. Abbiamo l'amplificatore? No. Abbiamo un cabinet? No. E allora lo simulo. Quindi dovrò avere l'accortezza di andare ad attivare queste simulazioni. Ecco perché, ad esempio, mi viene in mente il famoso Nux Cerberus, che è quella pedaliera grande così, che ne ho anche recensita. Quella pedaliera naturalmente ha solamente in fondo la possibilità del cab sim, ovvero del cabinet simulator. Possiamo caricarci dentro degli impulse response o utilizzare i propri. Quindi di suo, se lo vogliamo attivare, ha la simulazione di cabinet, ma non ha niente che simuli il preamp. Sì, certo, ha due overdrive, un overdrive e un distorsore analogici, fra l'altro posti appunto in pedaliera, ma sono da considerarsi dei pedalini. È come avere un Tube Screamer, che ne so, è un altro pedalino distorsore, non sono dei preamp. Il livello di uscita non è quello di un preamp, quindi è per questo motivo che utilizzare quel sistema Cerberus, in questo caso solo per esempio, da solo direttamente in diretta al mixer, non è che non si può, al mondo si può far tutto, ma non è praticamente un collegamento consono e il suono non è che sia dei più belli, ok? Servirà un preamp, quindi magari potremmo prenderci un preamplificatore, un simulatore di preamplificatori, quali per esempio Tonex, quali per esempio Iridium o Mohr Micro Amp, quelli piccolini, e collegarlo appunto al Cerberus. Questo è sempre un esempio. Ricordiamoci che noi dobbiamo avere sostanzialmente un suono completo di testata cassa. Nel Cerberus la testata non c'è, quindi ricordiamoci che quello che ci manca, per forza di cose, lo dobbiamo simulare. Prima di proseguire vi voglio ricordare che, se lo vorrete, potrete abbonarvi a questo canale. Ricordo che è una cosa del tutto volontaria. Se lo fate, ricordatevi che lo fate perché credete in quello che faccio, perché vi piace, ma soprattutto potrete aiutarmi concretamente a far crescere questo canale e mi darete la possibilità di portare sempre nuovi contenuti. E naturalmente vi ringrazio fin da ora. Per chi vorrà abbonarsi, troverete tutte le informazioni nella pagina specifica agli abbonamenti. Ma si possono fare dunque anche dei sistemi ibridi? Ma certo che sì, potrei benissimo avere una mia testata reale e solo quella, quindi magari la potrei collegare in send return alla mia pedaliera, o magari anche uscire proprio dall'uscita power out del mio amplificatore, naturalmente avendo l'accortezza di passare attraverso a una reactive loader box, perché sennò brucio tutto, e in questa maniera posso utilizzare la mia vera testata con tutte le effettistiche, vale a dire quello che sta prima, quindi compressori, distorsori, quello che sta dopo, delay e riverberi, con la simulazione di cabinet, e andare in diretta nell'impianto lo posso benissimo fare. Naturalmente qua entrano in gioco alcune cose un po' particolari, bisogna stare attenti un po' ai settaggi, però comunque sì, è una cosa che si può fare. Ma ripeto, il collegamento diretto al mixer, chitarra, pedaliera, mixer, è una delle cose più semplici. Le uniche cose da tenere a presente sono appunto i livelli e sono appunto la possibilità, ove possibile, di utilizzare cavi bilanciati, un segnale bilanciato, naturalmente sempre ammesso e concesso che la pedaliera lo permetta. Detto questo, io spero che questo video vi sia stato utile. Ricordo, può essere un video banalissimo, ok, per molti di voi, ma sto facendo una serie di video che spero siano utili a praticamente chi si avvicina per la prima volta a questi sistemi. Come al solito vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina e fate un salto anche sul mio sito, già che ci siete, robyrocks.it, dove trovate patch, preset, impulse response, profili che io realizzo per i più svariati sistemi digitali. Detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!